un primo tempo bellissimo, poi nella ripresa forse entrambe le squadre hanno pagato un po' la fatica, si è giocato su un campo durissimo e siamo pur sempre all'1 settembre. L'impressione però di aver visto due big, due sicure protagoniste di questo torneo. Sì, credo che abbiamo disputato un bel primo tempo, siamo partiti un pochino come un diesel, piano piano abbiamo preso le misure, e abbiamo messo grande intensità, abbiamo giocato bene a calcio, riuscivamo ad aprire bene il campo e quando arriviamo in campo sugli esterni rimettevamo in difficoltà. Abbiamo avuto qualche occasione, non l'abbiamo saputa sfruttata, però credo che complessivamente il primo tempo sia stato veramente molto importante. La seconda parte della gara abbiamo pagato credo lo sforzo fatto nel primo tempo e quindi abbiamo preferito un pochino chiudere un po' gli spazi, gestire la palla e magari ripartire, però nel complesso sono molto soddisfatto della partita. Avete tentato il tutto per tutto, dentro Lasagna, dentro Corona, una sorta di tridente, eppure non è bastato per scardinare la retroguardia ben guidata da Matera. Assolutamente, e poi alla fine cerchi in tutti i modi di portare a casa i tre punti, e metti giocatori importanti come Lasagna, anche se è arrivato qualche giorno fa e tanto che non gioca, Giorgio che stiamo recuperando, però sai, da questi giocatori ti aspetti magari quel guizzo importante che magari poteva succedere. Oggi non è successo, va bene così, però credo che la squadra nel complesso si è espressa abbastanza bene e quindi credo che questo sia un punto di partenza per un campionato importante. In Coppa subito risposte da Silvestri e De Bodre, non a caso confermati, da Simonetti e Buongiorno, oggi molto bene gli esterni come Guerriera. Assolutamente, non solo Guerriera, anche Paraghi ha fatto abbastanza bene, Bugolo, Maiorano, io sono molto contento della prestazione della squadra, sicuramente c'è tanto da lavorare, tanto da migliorare, però siamo ancora alla prima giornata, il campionato è molto lungo. Siamo partiti col piede giusto sia per l'approccio alla gara, per l'atteggiamento e per la voglia che i ragazzi hanno messo in campo e credo che questo sia il punto più importante per poter partire e per disputare un campionato di vertice. Adesso una trasferta lunghissima, come ci arriva il Messina? Sarà ancora più in palla con 7 giorni in più di allenamento nelle gambe? Ma sicuramente abbiamo una settimana per lavorare, cercheremo di migliorare ancora sotto il profilo atletico e anche sotto il profilo tecnico-dattico in questa settimana, però l'importante è che Messina stia bene con la testa. Andiamo ad affrontare un'altra squadra, un'altra neopromossa, credo che sia un'ottima squadra da quello che ho visto in qualche immagine, quindi un'altra partita molto difficile e quindi bisogna affrontarla nei migliori dei modi. Tanta varietà sugli esterni, tanta varietà in attacco. L'aspetto più difficile probabilmente quest'anno è riuscire a convincere qualcuno ad accomodarsi in tribuna. Teme qualche malumore? Ma malumori ci possono essere sempre perché tutti i giocatori vogliono giocare, però io un gruppo importante, l'ho sempre detto, sono tanti giocatori, ogni domenica bisogna lasciare 6-7 persone fuori e sinceramente mi dispiace tanto, però credo che tutti sanno l'obiettivo della squadra, l'obiettivo della società, che è solo l'obiettivo di tutti, quello di restare nella C unica, quindi questi problemi sicuramente non ci saranno. We'll be right back.